nella palestra comunale di Torrevecchia Teatina con il comandante della Polizia Municipale di Torrevecchia Teatina Emilianico, Lorenzo Cesarone. Oggi un corso di addestramento che serve soprattutto per guardare con maggiore fiducia e maggiore tranquillità al futuro. Com'è andata? Direi molto bene. Ringrazio i colleghi comandanti dei vari comandi che hanno aderito a questa nostra iniziativa. La prima che ho inteso organizzare con il supporto fattivo del sindaco di Torrevecchia Teatina, Francesco Seccia, e del sindaco di Emilianico, Fabio Adezio, che ringrazio. Perché? Perché hanno compreso come ormai la polizia locale abbia un ruolo a 360 gradi e si trova a fronteggiare situazioni di rischio, sì, diciamolo pure, di alto rischio, che necessitano per la sicurezza dell'operatore e anche per l'incolumità consentita dell'attinto, quindi del criminale, tra virgolette, o di colui che intende aggredire un nostro operatore di polizia, necessita di una consapevolezza in più, la consapevolezza di strumenti, di tecniche e di tattiche operative per la legittima difesa, tecniche di scostamento del criminale che consentono dunque di evitare un'aggressione con un coltello, con un'arma, con qualsiasi oggetto improprio che possa offendere la sicurezza dei nostri operatori e minare la pubblica incolumità. In questo modo noi con l'Accademia Nazionale Io Mi Difendo, col presidente Franco Ribello che ringrazio, abbiamo voluto sperimentare il dispositivo al Capsicum, un dispositivo, arma dunque non è, perché è un dispositivo non letale, che va utilizzato con grande consapevolezza, perché va utilizzato sempre e comunque come extrema ratio, per poter evitare situazioni che possano degenerare. Ed è un dispositivo che è capace di scostare l'aggressore con una capacità balistica, va a 300 km orari lo spruzzo del capsicum, una sostanza che consente non solo di macchiare l'aggressore a fini probatori, ma anche di consentire a noi un ammanettamento in serenità operativa, in quanto il capsicum nel frattempo, nel giro di 10-15 secondi massimo, avrà fatto il suo effetto e dunque il criminale sarà portato a desistere da ulteriori segni di violenza per l'effetto che il capsicum avrà sul suo corpo, con bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie, e ci consentirà di intervenire e poi, perché no, di chiamare anche il 118 per assicurare un pronto ristabilimento dopo però l'ammanettamento e la conduzione al comando di polizia.